Alba Parietti, sesso e noia. Quello che si poteva fare l'abbiamo già fatto. Poi l'ansia da prestazione. Sesso. Alba Parietti si confessa sulle frequenze di Radio Cusano Campus per la trasmissione ECD, condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, tutto quello che si poteva fare l'abbiamo già fatto, in tutti i modi. Ormai cerco di volare alto, ma più cerco di volare alto, più vogliono riportarmi verso il basso. Gli uomini non hanno voglia di volare alto, mi vedono tutti sempre e solo come un oggetto. Io voglio rimanere un monumento nazionale poco utilizzato, questo è il mio destino. Da sempre è considerata un sogno erotico italiano, non te ne rendi conto, se ne rendono conto gli uomini che vengono con te e infatti tutti i miei compagni hanno sofferto dell'ansia da prestazione, ma in una maniera che non potete nemmeno immaginare. Tutti pensano che io abbia fatto chissà quali cose, che sia stata la tigre del materasso. Le reazioni umane degli uomini sono sempre le stesse, tutti si sentono terrorizzati da ciò che posso aspettarmi, mentre io ora vorrei solo dei rapporti spirituali che loro non sono in grado di darmi. Per questo dovrò rivolgermi o a una donna o a un gay. A breve dovrebbe tornare in TV a fianco di Costantino della Gherardesca, se sarò una delle mogli di Costantino della Gherardesca in TV? Non lo so, sono stata contattata dalla produzione a giugno, due o tre volte. L'idea mi piaceva molto, la trovo vincente e intelligente, ma non ho più avuto risposta. Io avrei tanto voluto sposarmi con Costantino, sarebbe il mio marito ideale, anzi la mia moglie ideale, avremmo fatto grandi cose, ma non ho più avuto risposte, quindi sono in attesa di sapere se avrò questo onore. Io è una vita che spero di sposare un gay, mi ci trovo perfettamente. Fino ad ora con gli etero ho dovuto fare dei compromessi.